Fatti non foste a viver come bruti. L'esperienza di inclusione sociale verso i tossicodipendenti, che vede la collaborazione tra il Comune di Napoli e quello di Pordenone, vivrà un momento di gemellaggio in un'azione congiunta di sensibilizzazione per il reinserimento sociale dei giovani del gruppo di riabilitazione Ninive, attivo presso l'ASL Napoli 2 Nord, e quelli friulani del gruppo I Ragazzi della Panchina. Alla realizzazione del progetto hanno attivamente collaborato il CERT di Casavatore, la cooperativa Miriche, l'ottava municipalità di Napoli e l'ASL 6 di Pordenone, con il patrocinio dell'assessorato alla scuola del Comune di Napoli. Il comune di Pordenone, grazie alla mediazione dell'ottava municipalità che ha ospitato il sindaco di Pordenone e un gruppo di ex tossicodipendenti noti come i Ragazzi della Panchina a Scampia per farli incontrare col gruppo Ninive, con un gruppo del CERT dell'ASL Napoli 2, ha attivato questa sorta di patto d'azione, no? Di patto di solidarietà tra realtà diverse che comunque su certi temi si confrontano. E si somigliano. Ora c'è un momento molto bello di incontro di questi ragazzi a Pordenone che è stato consentito dall'azione, dalla solidarietà del Rotary che ha voluto in qualche modo finanziare il viaggio di questi ragazzi per far sì che si possano incontrare nelle loro, diciamo, modalità, che sono modalità culturali in questo momento, in modo tale da poter rinforzare e rinsaldare quel patto e portarlo anche a conoscenza delle scuole, perché le istituzioni scolastiche, i ragazzi che vivono la scuola hanno bisogno di vedere e di conoscere dalla voce viva di chi ha vissuto dei drammi e dei problemi di questo tipo, quello che si può fare per uscirne. Il Rotary Club Napoli Ovest ha inoltre voluto impegnarsi in questo progetto contribuendo finanziariamente al viaggio dei giovani napoletani a Pordenone nei giorni dal 5 all'8 giugno. Nella città friulana, i due gruppi di giovani ex tossicodipendenti vivranno insieme animando laboratori culturali e seminari di approfondimento del tema della dipendenza.